E allora iniziamo subito con il primo premiato di questa terza edizione. Lui è un maestro, un mito della fotografia, il paparazzi d'eccellenza, il re dei paparazzi, The King, soprannominato The King, con noi il grande maestro Rino Barilari. Io faccio soltanto una professione, che è il fotografo, il paparazzi. È il sesto vocabolo italiano conosciuto al mondo. Ferrari, pizza, paparazzi. Allora, io sono il paparazzo. Si diventa intanto, sta 163 volte all'ospedale. 78 volte coinvolto nelle sparatorie tra rapine e fatti di cronaca nera e terrorismo, una coltellata, un matrimonio sei impegnato giorno e notte con una persona che guardi, perciò il lavoro duro devi abbandonare, invece no, prima il lavoro e dopo la famiglia. Ma tra i tanti personaggi che lei ha ritratto, c'è qualcuno che è rimasto nel cuore oppure qualcuno che proprio non... sono quelli che hanno una storia, personaggi che il mondo ancora piange, che non ci sono. Quelli di oggi non hanno storia e fanno i capricci perché vorrebbero entrare nella storia. Che vuol dire provocation? Tu col flash a 3 metri davanti al personaggio di notte, lui impazziva, o si nascondeva o succedeva qualcosa di clamoroso. Di solito qualcuno andava all'ospedale, andando all'ospedale quelle foto facevano il giro del mondo. Oggi invece stanno in cassetta, tutto organizzato, tutto finto, amori finti, figli finti, insomma non c'è più la storia. Basta dire che a casa entrate, non ci sono le foto dei vostri figli, o dei vostri nipoti. Vuol dire che la storia è finita. Hai perfettamente ragione. Un'altra domanda. La foto che tu hai fatto e che ti ha segnato di più nella vita, quella, sai, quando tu fotografi qualcosa o qualcuno, qualche personaggio, che la guardi, la continui a guardare, magari relativa a un evento, una condizione, dici. Sì, ma sono tanti qui, proprio parlare una settimana, però quella che mi ha colpito è la droga, ragazzi che non ci sono più, ragazzi fantastici, e io ho una foto di un ragazzo che la mamma l'abbraccia e gli dice torna a casa, invece il figlio era morto. E quella foto a me, no, mi disturba. Vorrei che tutti quanti dovevano buttarsela appresso e dare consigli agli altri. Non sbagliate, non sbagliate, perché si muore. A premiare il nostro maestro Rino Barilari sarà Cristian Polmoni, salutatore dei VIP. La consegna del premio. Maestro, maestro, per me è un onore e un piacere premiare il re dei paparazzi, The King! Grazie maestro, tu sei il mio maestro e il mio ispiratore. Salutiamo tutti quanti i fan. Ciao! Grazie ancora, grazie a tutti. Marco Aurelio, salutiamo Marco Aurelio a cavallo. Ciao, Ave. Ecco qua e mi ricordo Alberto Sordi, sindaco di Roma per un giorno, si affacciò lì e io, Albertone, urla. Poi dopo fecero la festa là dietro, io pensavo che lui usciva da dietro, conoscevo, andai dietro ai parcheggi, aspetta lui. Sarebbe uscito, avrebbe fatto tutto, e vabbè, capito, au, bussa via, grande Alberto Sordi, e gli fece l'imitazione, Albertone, staglio. Questo premio, oggi? È stata una bella premiazione di Rino Barilari e l'onore che l'ho premiato io, cioè
il king dei paparazzi, premiato dal Salutatore, che segue i suoi esempi. Lui fa le fotografie ai VIP bellissime, di paparazzi, eccetera. Io faccio i saluti con i VIP, però io per me è un onore, come ho detto, perché lui è il mio maestro, Rino Barillari. E mi ricordo il primo saluto io lo feci proprio da queste parti qui, e lui con la sua macchina. Salutiamo tutti i fan di Rino Barillari, Peking, che onore. Quello è un premio, la prima edizione di questo premio, Lazio Star Award, sono stato io e con grande piacere e onore. Siamo arrivati alla terza e ho avuto questa occasione, e questo forse è più di un premio, è un premio maggiore, premiare Rino Barillari. Ecco qua, il maestro, ecco, io sono un allievo che cerca ogni giorno sempre di migliorare, e ovviamente io colgo gli attimi con i saluti. Ciao!